Salve a tutti, Gimbe, l'osservatorio che si occupa di ricerca, promuove la sanità pugliese e dice che i parametri sono migliorati. Beh, vedete, noi non sappiamo sinceramente quali siano questi parametri che vengono presi in esame, né tutto sommato ci lasciamo entusiasmare o condizionare da queste analisi che, a parere di chi vi parla, lasciano comunque il tempo che trova. Non ci esaltiamo adesso, né ci deprimiamo quando il Sole 24 Ore dice che peggio di noi non sta nessuno, perché sugli indicatori presi in esame ci sarebbe in verità più di qualcosa da dire. Tuttavia, lasciamo da parte queste gradatorie, questi sondaggi, queste analisi, ma venendo alla questione sanità, ci atteniamo a quello che vediamo con i nostri occhi e sentiamo con le nostre orecchie quando ci capita, e in verità ci capita giornalmente, di raccogliere il grido di dolore della gente. Ecco, parlando di quello che abbiamo visto con i nostri occhi, non ce l'hanno raccontato, l'abbiamo visto noi, vogliamo raccontarvi qualcosa relativamente a quella che è la situazione che si vive al pronto soccorso dell'ospedale di Foggia, del Policlinico Riuniti. Siamo stati lì un paio di giorni fa e abbiamo verificato quelle che sono le criticità del posto. Un pronto soccorso che abbiamo trovato ovviamente super affollato, con tanti purtroppo codici rossi, con tanta gente assiepata all'interno, in attesa, un'attesa infinita, 8, 10, 12 ore, a seconda dei casi, così come in attesa per ore ed ore vi erano diversi parenti dei pazienti. E questo perché, pensate, in un infuocato giorno di luglio c'erano appena due medici in turno, che poveretti, non è certo colpa loro, dovevano gestire una situazione che definire complicata è dire davvero poco, anzi, è dire nulla. Abbiamo avuto modo di interloquire con qualche operatore, non medici, gente che comunque con gli ospedali riuniti ci lavora. E testualmente ci dicevano, vedete, qui non funziona niente. Pensate quale può essere la reazione, la fiducia di un utente, di un paziente, di un parente di un paziente che si sente dire da un addetto ai lavori, qui non funziona niente. Mancano i medici, scarseggiano gli infermieri, sono poche anche le ambulanze per i soccorsi. Insomma, stiamo messi non male, ma malissimo. E se ci capita qualcosa, dobbiamo affidarci, oltre che alla bontà e alla professionalità di quei pochi eroi che resistono ancora in servizio, e dobbiamo affidarci soprattutto alle preghiere, per chi ovviamente ci crede. La sanità intanto in Puglia sta cambiando, come dire, padrone. Nei prossimi giorni toccherà proprio ad un foggiano, Raffaele Piemontese, prendersi le deleghe in materia. Gliele assegnerà il governatore Emiliano, ma in verità lo ha già fatto, si tratta soltanto di ufficializzare. A Raffaele Piemontese, che peraltro conosciamo bene, vogliamo dire qualcosa, a lui vogliamo rivolgerci. Vicepresidente, fai qualcosa, cominciando proprio dal pronto soccorso di Foggia, perché la situazione è insostenibile. Magari subito dopo la nomina da neoassessore alla sanità fai una capatina, vai a vedere in che condizioni è il pronto soccorso, qual è il modo in cui purtroppo gli operatori devono lavorare. Numericamente, lo abbiamo detto, sono davvero pochi, in un territorio peraltro dove i casi di soccorso sono davvero
tanti. Qualche altra cosa la vogliamo dire al direttore generale degli ospedali riuniti, Pasqualone, che abbiamo peraltro verificato, ha inteso puntare molto sulla comunicazione, con diversi spazi comunicativi, e persino un addetto stampa che è arrivato dal lontano Salento. Bene, al direttore generale vogliamo suggerire una cosa. Caro Pasqualone, quando dal Riuniti commissionate, perché lo fate, lo stiamo vedendo, spazi informativi per raccontare come vi state muovendo, ecco, per favore, Pasqualone, in quegli stessi spazi raccontate anche queste pagine, quelle che abbiamo appena detto, o meglio, abbiamo appena accennato, perché le racconteremo in maniera molto, molto più approfondita. Queste pagine imbarazzanti, ai limiti della vergogna. Inutile dirvi, lo dicevamo prima, che sul pronto soccorso di Foggia, ma in generale sul Policlinico Riuniti, torneremo, e come se torneremo, a parlare nei prossimi giorni. Per il momento, però, diciamo così, è tutto, ma solo per il momento. Salve a tutti, alla prossima.